Salve ragazzi, sono Davide e benvenuti sul mio canale. Oggi un nuovo pacco da Banggood, come potete ben vedere, ma in realtà non so neanch'io cosa sia. Quindi passiamo subito ad aprire la nostra bella scatola e vedere cosa c'è all'interno. Usiamo il mio cutter e è super scocciata, che scocce da tutte le parti. Ecco qua. Ecco qui. E allora, innanzitutto so che è una stampante, però non ho guardato cosa mi hanno inviato. Apriamo. Penso di averlo aperto al contrario, ma poco importa. E allora, già all'interno, dalla presentazione, è una Flyingberg Ghost 5. Fantastica, una stampante che non ho mai provato ed ero molto curioso di provarlo. Vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Quindi già abbiamo qui la parte superiore della stampante, quindi già deduco che è tutta da montare. Questo qua è l'estrusore con il sensore del filamento, questo qua è un BMG, tutto fatto fighetto, tutto trasparente. Il motore di Ypsilon, poi qui un po' di attrezzini, un hotend in sostituzione, vediamo, ve lo faccio vedere. L'hotend in sostituzione, poi c'è una palettina molto carina perché quella con la sfasatura fatta in punta, staffette, penna per il display, questo qua è il pennino per il display, un paio di tonchesi, ne ho parecchie, però sempre in più non fanno mai male. Un paio di tronchesi, una matassa di filamento bianco del peso di, non lo so, ma saranno circa 100 grammi di filamento, penso. Un tubo corrugato, la presa d'alimentazione, bulloneria varia all'interno di questa busta. E qui abbiamo dei fili, poi c'è il dado della vite trapezia, un USB, cavetto USB, un tubo in PTFE e niente. E poi sotto abbiamo tutte quante le altre, come mettiamo così, vediamo di capirlo. Sotto abbiamo tutte quante gli altri accessori, quindi questo qua è il bed, cioè tutte le altre parti non accessori. Questi qua sono i cuscinetti di scorrimento, sicuramente di Z. E sotto ancora abbiamo la base. Io probabilmente l'ho aperto al contrario, o no? Sì, l'ho aperto al contrario. Niente, qui c'è la base della nostra stampante, poi ci sono le guide, altre parti di montaggio, sarà questa qua degli assi del castelletto, una vite trapezia e sotto ancora ci sono i pannelli per chiudere la stampante lateralmente. Va bene ragazzi, che dire, passiamo al montaggio.
Diamo uno sguardo generale a come è fatta la nostra Flyingberg Ghost 5. E allora, anche se all'apparenza potrebbe sembrare una Core XY, non lo è, perché la movimentazione meccanica viene gestita in maniera diversa. Infatti abbiamo il motore di X che si trova direttamente sull'asse X, che tramite questa cinghia fa muovere il gruppo di estrusione. E poi qui abbiamo il motore dell'asse Y che tramite questa cinghia fa muovere tutto il carrello lungo la coordinata Y. Logicamente la movimentazione di una core XY è diversa. Ciò non significa che non è valido questo movimento, è ottimo come tipo di movimentazione, oltretutto perché anche ha delle guide cilindriche da 10 mm per X e Y e per Z invece da 12 mm, scorrimento all'interno dei cuscinetti cilindrici. Stavo dicendo è ottima come tipo di movimentazione, ma è giusto dire che non è una core XY. Come endstop, in questo caso stiamo usando degli endstop meccanici per l'asse Z, l'altro è qui per l'asse Y, e invece si è adottato un endstop ottico per l'OM di X, che si trova qui dentro e viene attivato da questo pirulino che vediamo qui. Come vediamo, lungo i tre lati, quindi 1, 2, 3, la nostra Flamberg è chiusa con dei pannelli, in questo caso in plexiglass. Ciò non significa che è boxata la nostra stampante. Non vi possiamo dire che è una semi-boxata, ma con questo non possiamo andare a stampare dei materiali tecnici come ad esempio il nylon oppure l'ABS. Per stampare questo tipo di materiale abbiamo bisogno di una camera chiusa, se non riscaldata addirittura. Cosa comunque molto facile da fare in questa stampante, quindi basta andare a creare uno sportellino qua davanti e una chiusura superiore. Su Gingiverse dovremmo trovare già dei progetti esistenti. Come possiamo vedere, è un sistema Bolden, che è in questo caso il Bolden, se non ricordo male, è 35 cm. Questo qua è il nostro motore dell'estrusore. Vediamo, ecco, questo qua è il motore dell'estrusore e nella parte posteriore possiamo trovare sia il nostro estrusore, che è un clone del BMG, il sensore del filamento e qui, come vediamo, c'è il portabobina. Cosa che a me non piace tanto, avere la bobina dietro la stampante, ma Flyingberg ha voluto fare così. Ciò non significa che non possiamo optare per altre soluzioni, quindi andare a disegnare e realizzare un portabobina esterno, quindi levare la bobina di qua e metterla con un supporto bobina in questa maniera. Qui troveremo l'interruttore di accensione con la presa d'alimentazione e sul lato opposto possiamo notare l'alloggio della micro SD e invece questo qua è la presa, diciamo, per collegare il PC alla nostra stampante. Il piatto, come dimensioni del piatto, abbiamo un'area di stampa di 255 lungo X, 210 lungo Y e lungo Z 210. Già la stampante, allora vediamo se riesco ad inquadrarlo. Se vediamo bene, lungo la vite trapezia, questo qua è un anti-backlash. Serve appunto per evitare dei giochi del nostro piatto lungo la vite trapezia. Invece, questo che vedete qui. Questo qui, vediamo se riusciamo a fare un po' più di luce, ecco. Questo qui è per far attivare l'endstop di Z, che svitando o avvitando riusciamo a far alzare o abbassare di più il nostro bed per poi fare le nostre regolazioni di calibrazione tramite le comode manopole che sono posizionate qui in basso sotto il bed e sono quattro.
poco estetico questo filo che va a portare alimentazione al motore di X, ma per il resto possiamo vedere che è stata concepita molto bene la stampante. Quindi qui abbiamo tutti i nostri cavi che arrivano in questa posizione qui. Quindi dal gruppo estrusore arrivano tutti quanti fino a qua e anche i motori. Per poi, come vedremo un po' più avanti, questa schedina servirà per andare a portare tutti questi collegamenti alla scheda madre. Tutti i movimenti degli assi sono molto fluidi, infatti già facendo muovere Z con le mani, girando la vite trapezia manualmente, è molto fluida. Anche la movimentazione dei carrelli di X e di Y risultano molto fluidi. Questo è il nostro, diciamo, chiamiamolo gruppo Oden, comunque gruppo di estrusione. Abbiamo una ventola questa qua dovrebbe essere una 50, se non ricordo, una 40, però è priva di fan duct, quindi di condotto di areazione. Tutta la parte in arancione che vedete serve per, diciamo, chiudere il gruppo Oten, ed è in plastica, penso che sarà una plastica presso fusa. All'interno troviamo un Oten che assomiglia vagamente a un E3DV6. Ma diciamo, soltanto parliamo di una assomiglianza, niente di più. Coricando di un fianco la nostra stampante e smontando sei semplici vite che troveremo sui due lati, possiamo accedere al vano elettronica, che all'interno contiene un'elettronica un po' minimalista, composta da un alimentatore 24 volts, dove nella parte esterna troviamo anche uno switch che serve appunto per switchare 110 volts o 220 volts. Poi abbiamo il motore per il movimento dell'asse Z, la scheda che serve per prendere tutti i cavi interni e poi raccordarli alla nostra scheda madre. In questo caso la scheda madre è una, faccio vedere, una MKS Robin Nano versione 1.3. Questa versione ha i driver integrati, sono dei driver appartenenti alla famiglia dei Trinamic, se non ricordo male sono dei 2208, che appunto hanno la caratteristica di essere molto abbastanza precisi e molto silenziosi. Ma in questo caso il problema di questa scheda è che se si dovesse andare a bruciare un driver, guastare un driver, dovremmo andare a cambiare tutta la scheda madre. Possiamo vedere, questa qua è l'alimentazione del nostro bed, dove escono i fili direttamente dalla scheda madre e arrivano direttamente al bed, quindi non abbiamo nessun sistema di protezione con un MOSFET oppure un relè a stato solido. Come display abbiamo un display, un TFT marchiato Flyenberg, ma in realtà è il classico display TFT che monta la scheda Robin Nano. E cosa che avevo smontato poc'anzi per farvi vedere meglio la scheda, qui è l'alloggiamento della ventola, una ventola abbastanza grande che serve appunto per andare a raffreddare tutta l'elettronica, in particolar modo i driver, perché è posizionata proprio sopra i driver della nostra scheda madre. Parlando del display, a me è piaciuto tantissimo. Hanno cercato di inglobare tantissime funzioni, fra cui, a parte che è molto vivo come colori, anche se magari i disegni sono un po' infantili, però vediamo che è molto completo. Già dalla schermata principale va a vedere la temperatura del bed e del nozzle. Come primo tasto abbiamo i preriscaldamenti, quindi basta andare a cliccare, possiamo andare a preriscaldare il nozzle e il bed o usare quelle preimpostate, quindi se premiamo PLA o ABS andrà a preriscaldare con delle temperature già impostate. Se premiamo questo in basso, invece serve per bloccare i riscaldamenti e quindi far portare tutto a temperatura ambiente. Torniamo indietro da questa freccetta, abbiamo Move, come logicamente capiamo, serve per far muovere gli assi. Quindi quelli laterali servono per far muovere gli assi manualmente e da qui andiamo a decidere la lunghezza del movimento. Quindi abbiamo o 01
o 1 mm o 10 mm. Oppure premendo la casetta con X, Y e Z andremo a fare l'auto home di tutta la macchina. Questo serve per disabilitare gli assi, quindi tutti i motori sono disabilitati e possiamo spostarli manualmente. Torniamo indietro, abbiamo filament. Filament serve per o caricare o far uscire il, quindi sia per estrudere che per ritrarre il filamento. Da qui estrudiamo, da qui ritraiamo. Qui andiamo a decidere la velocità, se deve essere bassa o deve essere alta. Stop per fermarsi. Usciamo, andiamo su Tool. Abbiamo il leveling, quindi cliccando sul leveling possiamo andare a fare il livellamento dei quattro punti. End stop, il tipo di funzionamento che devono avere gli end stop nella nostra stampante, vi consiglio di non toccarle. Questo qua serve per il raffreddamento totale, quindi per far raffreddare nozzle e bed. Wi-Fi invece per andare a impostare un Wi-Fi. Nel mio caso già è impostato. Temp setting, poco fa vi ho fatto vedere che avevamo sul Priat, potevamo andare a cliccare direttamente su PLA o ABS per un preriscaldamento. Da qui possiamo andare a impostare il valore che noi preferiamo, che quando andiamo a selezionare il PLA a quanto deve riscaldare o ABS a quanto deve riscaldare. Usciamo ancora, Voice, questo qua serve per andare a programmare degli eventuali segnali, quindi segnale del bottone quando tocchiamo se deve fare qualche beep, gli end stop se quando va in home, quindi quando vengono sollecitati gli end stop se deve fare qualche beep, quando finisce la stampa, quando è terminato il filamento, quindi una rilevazione di rottura, di mancanza di filamento, se deve fare il beep. Language, abbiamo un paio di linguaggi, fra cui ragazzi c'è anche l'italiano, finalmente. Back invece per tornare indietro. Printing invece per andare a leggere la nostra micro SD, quindi a mandarla in stampa. Emergency invece blocca tutto, in questo caso non sta stampando, quindi non blocca niente. L'elettronica, tutta la vandana meccanica, e appunto della meccanica ho voluto puntualizzare immediatamente che questa stampante, pur essendo a forma di cubo, non è una Core XY, ma bensì una stampante cartesiana. Cartesiana appunto perché in quanto ogni asse è comandato da un motore. A differenza però delle normali cartesiane, il nostro letto di stampa, quindi il bed, non si muove lungo l'asse Y, ma si muove lungo l'asse Z, quindi sale e scende. Questo qua conferisce una migliore qualità di stampa e ci permette di andare ad utilizzare delle velocità superiori durante la stampa. Scusate, mentre vi leggo qualche appunto che ho preso da dirvi.
Nonostante il volume di stampa, quindi abbiamo lungo l'asse X, la nostra area di stampa è lungo l'asse X 255, lungo Z è 210 e lungo Y è 210, la stampante comunque rimane sempre compatta, tenendo delle dimensioni di stampa di 390 cm per 390 mm per 340 mm per 420 mm. La struttura portante della stampante, anche se qui esternamente vediamo questi pannelli in ABS, tutta la struttura portante interna è tutta quanta in metallo e poi è boxata da tre lati, quindi diciamo che essendo boxata abbiamo questi tre pannelli, due laterali e quello posteriore, che la chiudono. Questo ci permette appunto, con una semplice modifica, quindi aggiungendo un coperchio superiore, una porticina anteriore, di poter avere una stampante boxata per andare a stampare magari dell'ABS, pur lasciando però lasciando l'elettronica, come vedete qui, esternamente. Quindi è un'ottima macchina predisposta per essere boxata. L'estrusore, se vi ricordate, ho spiegato che è un estrusore BMG, quindi anzi un clone BMG che Flamberg ha voluto fare trasparente. L'unico motivo che posso dedurre di questo il materiale trasparente, oltre al fatto estetico, magari vediamo scorrere all'interno il filamento, quindi se dovesse aggrovigliarsi o spezzarsi all'interno lo notiamo immediatamente. Comunque subito sotto andiamo a trovare il sensore del filamento. Come scheda madre monta una, almeno la mia in questo caso, monta una MKS Robin Nano versione 1.3. La particolarità di questa stampante, oltre ad essere una buona marca ed essere una 32 bit, ha i driver integrati. In questo caso monta dei driver TMC2208 che rendono la stampante molto ma molto silenziosa. L'unica pecca è che sono integrati, quindi nel caso in cui si dovesse guastare un driver, ahimè, dobbiamo andare a cambiare tutta la scheda madre. E comunque, se vorremmo cambiarli con altri driver, non lo possiamo assolutamente fare. A chi consiglio questa stampante? Questa stampante la può comprare tranquillamente chi è alle prime armi, quindi un nuovo utente, chi si affaccia per la prima volta alla stampa 3D, per lui è parecchio consigliata, sempre premettendo che deve seguire scrupolosamente i video tutorial sul montaggio, i video tutorial fatti da Flamberg. Se vengono seguiti, il montaggio viene fatto in maniera corretta, la stampante funzionerà in maniera impeccabile. Perché ripeto, la qualità di stampa è buona, ragazzi. Magari non sarà un'ottima stampante come è stata presentata, la migliore del 2000, eccetera, eccetera, però la stampante è una stampante valida, facile da usare. Ho visto, vi ho fatto vedere che ha un display molto intuitivo ed è anche completo, ha anche il wifi, quindi diciamo è una stampante molto completa. Io ho fatto un bel po' di stampe, infatti non ho voluto fare subito la recensione perché l'ho voluta provare. L'ho provata con il Cyber Filament che viene prodotto in Italia, il proprietario Carlo Pellecchia, un mio carissimo amico, mi ha voluto fare provare questo filamento e mi sono trovato veramente bene. E vi faccio presente che è arrivato da poco nei Precision Store il PETG Carbon, che è fantastico, è questo qua che abbiamo qui, e ora anche l'ABS in 5 colori, se non ricordo male. E allora, stavolta torniamo alla nostra stampante. Ho fatto un bel po' di stampe, la finitura delle stampe è di ottima qualità veramente, grazie anche, come ho spiegato poc'anzi, alla struttura a cubo e questo movimento cartesiano, però il bed che si muove lungo Z ne conferiscono una buona stabilità e spariscono totalmente l'effetto wobble, quindi tutte quante le righine che noi abbiamo nelle stampe fatte magari in alcune cartesiane. Quindi ragazzi, che dire, per me è una stampante da consigliare, è una buona stampante, quindi non parliamo di ottima stampante, è una buona stampante, specialmente per iniziare. Ragazzi, spero di essere stato quanto più preciso possibile, spero che il mio video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale.
Un saluto a tutti e alla prossima recensione.